siamo arrivati al momento della puntata più profondo e che io preferisco, e quindi adesso qua facciamo le persone serie. Scherzo. Allora, Lisa Gozzi, personal coach. Chiaramente, per chi vuole conoscere meglio che cos'è il coaching, può andare sul tuo sito, che è www.oltreorigine-coaching.it.com, oppure cercare Lisa Gozzi online e ci sono tutte le informazioni. Passo dopo passo. Pronti? Oggi la felicità per me è vivere le stagioni della vita. Che cosa ci puoi dire? Le stagioni della vita è una piccola antologia di testi presi dai romanzi e dai saggi di Hermann Hesse, premio Nobel per la letteratura nel 1946, quindi ho preso proprio qualcosa che riguardasse la letteratura, visto che abbiamo avuto due splendidi scrittori. Sono riflessioni sul tempo che passa e nel passaggio da un gradino all'altro dell'esistenza c'è una trasformazione interiore. Cambia per noi l'immagine del mondo, quindi come noi vediamo il mondo, come lo percepiamo, come lo ascoltiamo, come lo sentiamo. Anche Jim Rohn, che è diventato poi famoso per essere un grande formatore, ispiratore di persone che sono diventati grandi imprenditori anche di se stessi, fa una bellissima riflessione sulle stagioni della vita che oggi utilizziamo e dalla quale ci ispiriamo. Ci dice che gli inverni arrivano sempre, per tutti, più o meno rigidi, e bisogna resistere, bisogna tenersi stretti anche. E cosa aiuta? La formazione in questo caso. Aiuta a ascoltare, incontrare, informarsi, imparare per procedere e essere sostenuti da ciò che di nuovo impariamo e essere più saggi di ieri. Poi dopo abbiamo la primavera. La primavera è ricca di opportunità, di solito. L'inverno non dura per sempre e la primavera arriva sempre e possiamo trarre vantaggio da tutte le opportunità che la primavera ci pone. Oppure possiamo crearle le opportunità, quindi andarcela a cercare, crearle, dando valore ad ogni giorno, mettendo il massimo in ciò che facciamo e scovare che cosa la vita ci pone e ci propone. Poi dopo abbiamo l'estate. Abbiamo l'estate, una volta che abbiamo il giardino, che abbiamo seminato, dobbiamo curarlo, nutrirlo, averne cura e è importante dar vita ai propri valori, quindi dai vita ai tuoi valori, alle persone per te importanti, alle attività per te importanti e metti tutto quello che hai in ciò che stai facendo, perché in autunno arriverà il raccolto, che è l'ultima stagione. Che è quello che diceva anche Franco all'inizio. Anche prima. Sì. Il raccolto arriva sempre per chi ha seminato bene, per chi ha curato il giardino o l'orto, per chi ha messo impegno, amore, costanza, ma non arriva per chi non ha seminato, non arriva per chi spera, non arriva per chi sta lì a incrociare bisogna le dita. Fare. Bisogna fare e bisogna tenere duro nei momenti difficili, seminando con cura. Meraviglia. Allora, per esprimere questo concetto, sono sicura che hai scelto una clip cinematografica. Dal film Fame. E quindi ce la guardiamo e poi la commentiamo insieme. Tutto quello di cui ti vergogni, le parti di te stesso che cerchi di tenere nascoste, tutte le cose che vuoi cambiare di te stesso, sono ciò che tu sei. Sono la tua forza. Negale e non sarai nessuno. E dovrai rinunciare per sempre al tuo talento. Tu sei bravo, Malik. Ma ora devi cominciare a demolire tutti quei muri e ad assumerti la responsabilità della tua vita. Devi solo dire la verità. A chi interessano le mie stronzate? Magari non a tutti. Ma a me sì. Ora devi cominciare a demolire tutti quei muri e ad assumerti la responsabilità della tua vita. Assumerti la responsabilità della vita è vivere al meglio le stagioni che arrivano e che passiamo nel corso della vita. Non puoi cambiare le circostanze, non si può cambiare il vento, non si possono cambiare le stagioni, ma puoi cambiare te stesso, sempre. Possiamo tenerlo presente. Puoi dare la carica a te stesso leggendo, informandoti,
sviluppando nuove abilità, imparando cose nuove. Che cosa vuoi aver realizzato nella tua vita quando la guarderai dalla pensione? Che cosa, quali cambiamenti devi fare per ottenere i risultati che vuoi ottenere? Sei disposto a fare tutto ciò che è necessario? Assumiti la responsabilità del tuo sviluppo e la posizione delle vele che determina la strada che percorrerai, non il vento. Quindi possiamo sempre scegliere in che modo mettere le vele per decidere che strada prendere a prescindere dalla stagione. Mariel ci ha dato un grande insegnamento, ha colto una grande opportunità in una primavera che è arrivata durante la pensione e ha sviluppato potenzialità inedite durante la sua vita, ci ha detto questa sera e lo scrive nella sua bio. Marco lancia un messaggio con il suo unico libro e ci insegnano che ogni stagione è buona per tutti quanti, per cogliere ciò che la vita ci propone e proseguire sul nostro sentiero che sarà sempre più bello e luminoso. Che meraviglia, cioè uno si incanta. Grazie. E quindi ci dobbiamo allenare però per ci riuscire alleniamo, a fare questo, abbiamo un esercizio perché anche che bisogna sera. Fare e quindi sì. Se vogliamo seminare, come ci alleniamo questa settimana? Allora abbiamo visto la lezione delle stagioni, nell'inverno che può essere più o meno rigido è importante resistere, tenere duro, formarsi. Nella primavera possiamo seminare e trarre vantaggio dalle opportunità. Nell'estate curiamo il nostro giardino, il nostro orto, ce ne prendiamo cura e lo nutriamo. E in autunno raccogliamo sempre ciò che abbiamo seminato con cura. Quale stagione stai vivendo ora? Chieditelo e rispondi. Quali lezioni ti hanno dato le stagioni della vita che hai vissuto fino ad ora? Perché sono preziose, qualsiasi siano. Wayne Dyer ci dà un suggerimento per vivere le stagioni della vita in modo ancora più libero e ci dice: archivia le ferite in una nuova cartella chiamata lezioni di vita e guarda avanti, perché procedi più saggio insieme a questa cartella nella quale avrai inserito le tue lezioni di vita, e guarda verso il tuo futuro perché sarà splendido. Che dire, facciamolo. Sì. Una bella cartella, esatto, dove archiviamo tutte le ferite e la chiamiamo lezione di vita. E fantastico, via. Grazie Lisa, grazie come a voi, sempre grazie per queste voi. Perle di miglioramento, perché così sono, e spero che arrivino a casa come arrivano a me e come arrivano credo al pubblico che è qui con noi questa sera. Grazie mille. Lisa Gozzi, personal coach, una persona della quale io non posso assolutamente fare a meno. Grazie, troppo per Happy Destination, la rubrica passo dopo passo. Grazie mille. Grazie e noi torniamo dopo.